insomma, sono due candidati forti che hanno due personalità, il sindaco uscente, un candidato di peso e quindi hanno fatto una campagna elettorale importante, quindi si sapeva che a Roma c'erano quattro candidature forti, proprio per questo siamo molto soddisfatti di essere andati al ballottaggio, è stato un risultato importantissimo e appunto con grande rispetto nei confronti degli elettori e anche dei due candidati che gli elettori hanno scelto, noi adesso ci presenteremo dicendo adesso è il momento, ora si apre una nuova fase, ora bisogna scegliere chi è più adatto a fare il sindaco di Roma e noi ci presenteremo con la nostra serietà, con la nostra concretezza e con la nostra capacità di ascolto, anche con la nostra umiltà. Quartieri, ti aspettava un margine un po' più stretto da Michetti? Qualcuno auspicava un 3 davanti per arrivare al ballottaggio? Noi puntavamo ad andare al ballottaggio, io ho sempre detto che sarei stato molto probabilmente secondo dopo Michetti, avrete ascoltato questa frase numerose volte durante la campagna elettorale, quindi è andata come ci aspettavamo, come speravamo e adesso naturalmente bisogna vincere al secondo turno e siamo molto fiduciosi, siamo molto ottimisti, è stata una bellissima giornata, la campagna è stata molto bella. Senti, raccontate il calendario delle prossime ore. L'ha sentito Conte già? No, no, non ho sentito nessuno, sì, ho sentito Enrico, naturalmente. Ci siamo congratulati a vicenda, è stato un successo importantissimo, è stato molto coraggioso una vera scelta da leader, di andare in un collegio e di vincerlo con una campagna elettorale, anche lui molto umile, molto di ascolto sul territorio, è la scelta che abbiamo fatto, ripartire dal territorio, ripartire al dialogo con i cittadini e al tempo stesso però anche dare una visione, un orizzonte per Roma, all'altezza di una grande capitale europea. Grazie ragazzi. Grazie. Ultima domanda, da domani inizia a pensare anche alla squadra di governo, visto che siamo arrivati al secondo turno? Noi stiamo pensando, non da domani, da ieri, a dare a Roma un governo all'altezza. Grazie.